L'esca su tutte, che ci garantisce la pesca e la selettività al massimo livello, è il bibi. Ora abbiamo dei bibetti piccolini, innesco singolo, innesco doppio con l'ago. Chiaramente quando abbiamo a disposizione dei bibi molto più grandi possiamo optare per inneschi enormi, oppure addirittura aprirli, tagliarli, rovesciarli, come abbiamo visto fare in passato ad esempio da Emiliano Tenerelli, sempre del nostro gruppo. Altra esca che sicuramente funziona, molto meno selettiva, è l'americano, soprattutto quando abbiamo a che fare con esche di questa dimensione. Non dimentico l'arenicola, ovviamente in questo caso e solo in questo caso non sarà un'esca, una tecnica di pesca particolarmente mirata, anche perché cambiamo l'amo o dobbiamo utilizzare un F31, un amo lungo o comunque un amo a filo sottile e non certamente un bic, a meno che non abbiamo un'arenicola veramente preistorica e gigantesca. Oh, 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 pesce, pesce vero, pesce vero.